Ed eccoci qua, buonasera community, come va? Finalmente un'altra bella diretta, succosissima questa sera, succosissima. Si parlerà di grande musica, di grandi bassisti e soprattutto di community, noi community dei bassisti, perché chiaramente i grandi bassisti e i bassisti della community sono una grande famiglia. Allora io vi saluto, stasera vedo che già ci sono un sacco di persone schierate e saluto Fattoria Mendoza, buonasera, Diego Severin, uno dei miei admin, Claudio Del Gobbo, ciao Flavio, immancabile, Angelo Cipollone, maestro, buonasera, che piacere averti qua, Bonvicini, ecco, se ci sono altri di voi si palesino. Allora, di che cosa si parla questa sera? Si parla di questo disco e di chi lo ha prodotto, di quello che contiene, della bella musica che contiene, della storia che ha portato questi tre valorosi bassisti, paladini delle quattro corde, a unirsi per fare questo bellissimo prodotto musicale. E insomma, di tutto di più. Quindi chiaramente i protagonisti siete sempre voi, quindi preparate le vostre domande. So che qualcuno di voi già conosce questi tre baldi giovani. Per esempio Angelo mi ha detto proprio che aveva già acquistato il disco, quindi già avrà idea di che cosa chiedere. Se siamo pronti e vi vedo già schierati, io passerei a presentarveli uno per volta. Siamo pronti? Allora, cominciamo da una vecchia conoscenza del canale Basco Community, perché l'abbiamo già visto ospite a più riprese, il maestro Tony Gorizia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao grande Tony, come stai? Tutto bene, tutto bene. Piacere rinco di rincontrarti su Basco Piacere Community mio. Channel. Allora, continuo con il maestro Giuseppe Fiori. Ciao Giuseppe, Eccoci. buonasera e benvenuto su Basco Community Channel. È un piacere essere qui stasera. Piacere nostro. E chiudiamo, ultimo ma non meno importante, anzi, maestro Roberto Pascucci. Ciao Ciao, Roberto. buonasera, grazie di averci invitato qui, è un piacere. Assolutamente pi piacere nostro. Ed eccoci qua, siamo tutti e quattro schierati e come vedete anche con la chat che già si popola, è venuta pure Elena, è arrivata, ciao Elena, e preparano le loro domande. Allora, Bastronauts, vogliamo dire due parole su questo lavoro, su cosa vi ha portati a unirvi, a unire i manici, diciamo così, per fare questo lavoro? Io lascerei la parola al maestro Roberto. Che dici, Allora, Roberto? Ci racconti qualcosa? grazie al maestro. Senti, sì, dunque il progetto è nato all'inizio quasi per caso e quasi per gioco, perché avevamo avuto l'idea di unirci per fare delle dimostrazioni nelle fiere. E quindi abbiamo pensato di unire le forze per non fare una cosa. No? Cioè, di fare una cosa più, diciamo così, pensata, meditata, che fosse un'esibizione di diversa da quella che normalmente si fa nelle fiere. Se non che quello che abbiamo prodotto in prova ci è sembrato carino e ci abbiamo preso gusto e abbiamo pensato di trasformarlo in un progetto che fosse alla fine così, discografico, che fosse una cosa ancora più meditata, pensata, organizzata per farne un progetto, però un po' diverso così dal solito, innanzitutto tra i bassisti. Con una formazione così in Italia, con un progetto ben definito, non si era ancora mai vista. E poi diciamo così che il collante è stato. Noi lo diciamo sempre, insomma, è stata la grande stima e amicizia che abbiamo tra di noi, il grande divertimento insieme, l'ironia e l'autoironia, e appunto un progetto condiviso che fosse appunto originale e spendibile nei confronti di una platea più vasta, insomma, la più vasta possibile per la verità. Ottimo, ottimo, benissimo. Vorrei sentire Giuseppe pure, che cosa mi dice del progetto. E poi vado su Tony che... Ma il progetto era sulla carta difficile da realizzare, nel senso
è anche abbastanza impensabile, nel senso che mettere insieme quattro bassi, tre bassi con l'elettronica, già insomma creava delle difficoltà nel mixarli, nel farli stare sulle stesse frequenze, sulle stesse territorialità, no? Per cui è stata in qualche modo una scommessa e siamo contenti di avercela fatta, almeno in questo primo capitolo. Ottimo, benissimo. Allora, Tony, ti ho lasciato per ultimo perché tu sei quello a cui voglio chiedere conto delle sonorità molto rockets che ci sono in questo disco, Beh, ci sono sicuramente ci sono sonorità molto moderne, però che richiamano molto anche gli anni 70. Questo perché noi siamo cresciuti in quell'epoca e questo perché ci piace fondamentalmente dare quel tipo di sonorità al disco. Richiamano i Rockets come richiamano molte altre influenze, ovviamente. Con i Rockets abbiamo collaborato, io stesso ho collaborato. E Fabrizio è un caro amico, ha anche preso parte all'album nel remake, ovviamente, di On the Road Again. Come dire, il mondo che volevamo esplorare in questo disco non era prettamente un mondo inteso come disco strumentale, no? Come molti altri dischi ci sono, per l'amor di Dio, molto molto belli, tra l'altro. Volevamo fare un disco che avesse dei temi che potessero essere apprezzati da una vasta gamma di pubblico, quindi non soltanto dei brani oppure, diciamo, degli stili che richiamassero i generi di musica prettamente strumentali, ma qualcosa che potesse essere anche assimilato dall'utente medio. Quindi abbiamo lavorato moltissimo sulle melodie, oltre che sui vari intrecci di basso, a livello anche di equalizzazioni, sonorità, effettistica. Diciamo che abbiamo pensato molto su come realizzare l'album. Non è stata una cosa fatta in breve tempo. Ci abbiamo messo Ottimo. il nostro bel tempo, ecco. Diciamo che l'abbiamo ragionato molto bene. Devo dire che il progetto è molto figo anche dal punto di vista grafico, quindi vi faccio i miei complimenti pure Questo, oltre al. scusa se ti interrompo, Sì. alla quale tutti e tre eravamo molto, sulla quale eravamo molto convinti, il fatto di fare in modo che già dalla grafica si Sì. potesse capire o intuire dove Certo. stavamo andando musicalmente. La grafica è, diciamo, dà molto l'idea di quello che una persona poi troverà nel disco. Certo, eccoci il logo molto bello, È guardiamo. indicativa. Che poi l'oggetto CD ormai è qualcosa in via d'estinzione, quindi è prezioso. Io Però quando insomma, dimmi. è vero, il CD è un oggetto in via di estinzione, come hai detto tu, però effettivamente averlo ancora storicizza, no? A voglia. Crea la possibilità di parlarne ulteriormente, perché fare un disco e metterlo solo in digitale alle volte è un po' il suo limite, È almeno per come la vero, vedo io. è vero, assolutamente. Infatti, quello, cioè, è molto da apprezzare questa scelta che voi, come altri artisti, ancora oggi fate. Perché se non mi sbaglio, non è sulle piattaforme di streaming questo, vero? Io l'ho visto No, solo su YouTube. questo in realtà c'è su Spotify, sì. Ah, c'è, allora Questo non ho c'è. cercato bene io, perfetto. Ok, però ecco, comunque realizzare il CD fisico è sempre una bella cosa. Io lo vedrei bene anche in vinile, probabilmente ci avete già un bel vinile rosso. Ma Cioè. sì, infatti. Stiamo valutando l'ipotesi. Sarebbe fighissimo. Stiamo valutando Il feticcio, quello il proprio. feticcio conseguenziale, direi. Benissimo. Anche se Sentite. no, non voglio spoilerare, ma un vinile potrebbe essere sulla strada dell'arrivo. Ah, ecco, quindi Un scusa. Esatto. vinile che parla di noi, però forse mi stanno già puntando i mirini contro, perché non posso spoilerarlo. Però è in arrivo un 45 giri con un pezzo Bastronauts, però di più mi sa Va bene. Non si che può dire. molto non si può. interessante, di cui ancora non possiamo parlare Non per ovvi motivi. possumus. Va bene, no, va bene così, ci accontentiamo, tranquilli. Però Allora. ecco, il sogno di far arrivare il razzo dei Bastronauts su un supporto, diciamo, vinilico, si è realizzato. Sì, Quindi per ora basti dire quello. alla grande. Senti,
Allora, ragazzi, io direi, ecco, vedo che la chat è già popolata. Pinco Pallino, buonasera Bass Community. Gianfranco Mei, Marco Castellucci si sono uniti. Allora, io direi a questo punto, per avere un'idea di che cosa, di cosa parliamo, abbiamo preparato qui in Bass Community, perché Bass Community si fanno le cose a modo, tre begli estratti da farvi ascoltare. Non, dei brani, dei Bestronauts, ma non solo, anche dei video relativi, perché i video relativi, così come il packaging, sono molto curati e molto fighi. Dico bene, ragazzi? Sì, abbiamo cercato di fare un qualcosa anche lì di abbastanza originale e anche lì con una, sempre una vena ironica e autoironica. Questa è un po' anche una cifra distintiva che ci caratterizza, ma perché noi siamo un po' così, per Certo, la vi siete verità. messi tutti e tre su questa astronave con tute spaziali. Adesso Sì. parleremo pure del sottofondo sci-fi, diciamo così, Sì. cioè radicato nella fiction storica legata allo spazio di questo disco, ma ce lo lasciamo per dopo. Prima ci diamo un'occhiata al video, al brano di apertura del disco, che ovviamente come si poteva chiamare? We Are Bestronauts. Buona visione. Eccoci qua, Roberto. Allora, abbiamo visto donne volanti con bassi, Dan Electro, Sì. missili. Come, da dove nasce questo immaginario grafico presente in Ma questi video? è che tutte e tre siamo amanti allora, per questioni, diciamo così, e di gusto personale e anche un po' anagrafiche, diciamoci la verità. Sì. Siamo legati a un immaginario molto anni 70, fatto di serie televisive iconiche come appunto Spazio 1999, oppure la saga di Guerre Stellari che stava iniziando all'epoca, piuttosto che i fumetti della Marvel, un po', no, le UFO, Sì, l'altra certo. serie iconica del periodo. Quindi, insomma, abbiamo pensato di fare un'iconografia abbastanza fumettosa, perché pensavamo che rappresentasse un po', come ha detto. Cioè, come già hai detto tu prima, che già diciamo, l'iconografia rappresentasse già di per sé un po' la nostra proposta musicale, e comunque è un, se vogliamo, è un mix di vari stili, perché ci puoi trovare appunto della disco, del lounge, del Di tutto di più. funk, persino della fusion in qualche maniera, ma tutte dosate in maniera bizzarra, se vogliamo. Certo. Benissimo. Tony, tu che ci dici di questo Ma brano che apre? We Are Bestronauts. Di chi è che ha fatto il sample We Are Bestronauts? Tutti e tre insieme? non so più effettivamente chi l'abbia fatto di noi, intanto è vocoderizzato Certo. pesantemente. Diciamo però che hanno contribuito a questo brano la bravissima cantante Gabriella Vainiglia, ha contribuito ovviamente DJ Tore, anche Andrea Messieri, che è anche coproduttore dell'album insieme a Tor. E questo è stato il primo brano su cui abbiamo lavorato e volevamo fare fondamentalmente un brano che richiamasse un po' la struttura del blues, però allo stesso tempo che fosse quanto più distante possibile dal blues, e quindi Chiaro. con sonorità molto elettroniche, robotiche. Alla fine l'unica cosa vera che senti sono i nostri tre bassi, tutto il resto sono Certo. o tastiere o batterie elettroniche, loops vari e quant'altro. Diciamo che è il brano che dà il titolo all'album, ma è anche il brano che dà il nome al nostro gruppo.
quindi un brano molto importante. Il video, come diceva Roby, è molto anni 70 come stile, richiama un po' i cartoni animati, cosa che volevamo assolutamente mantenere, un trade union con la copertina, la grafica dell'album e anche alcuni dei, se non altro, i primi video, proprio per tenere il progetto stilisticamente, artisticamente molto ben coeso, ecco. Perfetto, perfetto. Giuseppe, tu che cosa mi dici di questo brano, We Are Bastronauts? Guarda, c'è una storia curiosa su questo pezzo che mi piace ricordare. Cioè, quando di una canzone si dice ma riusciamo a trovare le tracce separate? No, non si trovano più. Significa che era un po' che è in giro, no? Il file. Il... Perché okay. Avevo chiesto durante il mixaggio di sistemare dei suoni e di riuscire a trovare le parti separate di cassa, di synth, di... cioè cambiare il suono di tastiere in pratica. E non si è potuto fare perché quello che era rimasto era solo una traccia, quindi con un mix down, con un mixaggio finito, no? Quindi l'unica traccia che era rimasta era irreversibile, no? Io dicevo, ma non sono tanto convinto di questo pezzo, perché effettivamente non mi suona così moderno, però mi sbagliavo, perché quando l'hanno pubblicato poi su Spotify è probabilmente il pezzo che ha più ascolti. Bene, ed è stato anche il singolo di lancio, diciamo. Ha fatto dei numeri che io non immaginavo, ma è andato bene come pezzo. Ottimo. Una domanda che già hanno fatto in chat, chiede Flavio: lo avete registrato e missato insieme in uno studio di registrazione oppure ognuno le sue parti a casa e poi missato da uno di voi? In parte sì, in parte no. Mi spiego, noi abitiamo distanti con Roberto, però con Giuseppe noi abitiamo nella stessa città, Milano, quindi io e Giuse abbiamo registrato diverse cose insieme con Andrea, proprio perché non volevamo perdere, soprattutto essendoci occupati noi principalmente dei groove e di alcune linee melodiche, volevamo mantenere, diciamo, un feeling in registrazione, che per noi è una cosa molto molto importante, cioè ricreare quello che poi facciamo anche nelle dimostrazioni o dal vivo in determinati eventi a cui abbiamo partecipato, mantenere questo feeling. Ovviamente diciamo che ci siamo scambiati molto materiale per un anno e mezzo e questo ha portato praticamente a condividere file, idee su base giornaliera, quindi è stato un po' come registrarlo tutti e tre insieme, anche se poi in realtà non è avvenuto proprio al 100% così, però diciamo che lo spirito e l'atteggiamento, l'attitudine sono state decisamente quelle. Ottimo, ma poi immagino che comunque voi prevediate di portare parte di questo disco anche dal vivo, no? Parlavate di fiere, quindi... Ci stiamo già adoperando. Quindi sarà poi un piacere vedervi. Calma. Ottimo. Consideriamo bene le cose. Ma se si può dire una cosa riguardo a questo... al processo, diciamo, di registrazione di questo disco, il bello è stato che, insomma, è stata moderna come idea, nel senso che anche la possibilità di registrare un basso con un computer e magari un paio di cuffie dislocati chissà dove, cioè, insomma, ci mandavamo file in maniera molto slim, molto leggera, molto veloce, poi mettevamo tutto insieme, rimescolavamo, remixavamo, insomma, è stato l'approccio, secondo me, è stato eterogeneo, ma da un lato divertente, dall'altro funzionale. Ottimo, ottimo. Allora, io ascolterei un altro brano, che dite? Ah, sì. Perfetto. Allora, abbiamo la cover dei Rockets, questo è uno dei miei preferiti, mi è piaciuto moltissimo. Lo facciamo vedere sempre un estratto e poi ne parliamo. Io avrei detto che era questo quello più... perché è una bella rivisitazione, molto particolare. Siete riusciti a citare l'originale senza fare una cosa banale, una cosa che comunque è molto originale quello che... Però questa è fuori da meno tempo, quindi magari può ancora recuperare terreno. Perfetto. Allora ci vediamo On the Road Again, già cavallo di battaglia dei Rockets all'epoca, con cui... Lo ricordiamo, chi non lo sa, ecco, il maestro Tony Corizzi ha avuto il piacere di suonare con i Rockets, quindi anche il look, diciamo, era sicuramente adatto. Opportuno. Si è prestato. E, allora,
Andiamo, On the Roads Again. Ed eccoci qua. Allora, io dovevo farlo prima, non l'ho fatto, lo faccio adesso perché così vediamo anche i credits di questo disco e in particolare anche gli ospiti, no? Perché questo è un brano che vede alcuni ospiti, quindi leggo io alcune cose dalle note del vostro disco. Allora, Bastronauts, un intenso viaggio spaziale nell'universo della musica che vede insieme tre grandi bassisti italiani, Tony Corizia, Giuseppe Fiori e Roberto Pascucci. Come fu già per i tre grandi tenori, questa volta i protagonisti di questa nuova avventura sono invece tre tra i più noti bassisti italiani. Questa è la prima volta nella storia della musica in cui tre grandi virtuosi del basso elettrico si uniscono le forze in un progetto comune. We Are Bastronauts, un album di 12 tracce uscito in tutto il mondo per Plaza Major, Sony Music, no, Major, pardon, Sony Music è prodotto da Bastronaut, DJ Thor e Andrea Messieri, che regala emozioni uniche attraverso una ricerca melodica originale, arrangiamenti visionari, suoni spaziali dove tutto ruota assolutamente intorno al basso, che viene qui celebrato ai massimi livelli in tutte le declinazioni possibili. E abbiamo su questo brano On the Road Again, qui rielaborata proprio insieme a Fabrice Pascal Quagliotti dei Rockets, tastierista dei Rockets, no? E arricchita dall'armonica di Ermanito, in passato già al fianco di grandi artisti come B.B. King e Tina Turner. Ok? L'abbiamo detta bene, Tony? Ha detto benissimo. Allora, che ci vuoi dire di questa collaborazione? Che ha detto Fabrice quando l'hai contattato? Dice, stiamo facendo un disco di, come dire, tutto dal basso. Vorremmo il tuo contributo per On the Road Again. Che cosa ti ha detto? È stato molto contento, come sempre, perché prima di tutto Fabrice è un caro amico, tutti conoscono Fabrice Quagliotti ovviamente come artista, ma soprattutto una grande persona. Sì. Gli è piaciuto e ha deciso di mettere il suo, quindi non solo ha fatto un bellissimo solo di tastiera, ma ha fatto anche tutte le parti col vocoder. Certo, infatti che sono ancora più calcate rispetto alla versione originale, no? Volutamente, quindi mi è piaciuta molto questa cosa, che è come se fosse un On the Road Again a cubo, no? Ancora sì. Più On the Road. Poi molto bella la parte di armonica, peraltro io ho sempre apprezzato tantissimo questo binomio blues elettronica dei Rockets, no? Che i Rockets, lo ricordiamo, come band nascevano proprio con un'intenzione rock blues e per poi declinarsi subito dopo all'elettronica, quindi capiscono che poteva essere una cosa interessante, vanno in quella direzione e entrano nella storia della musica, perché diciamoci, sono veramente un pezzo di storia della musica, tributati anche da Elio e le Storie Tese nel 96 a Sanremo. Direi che questa collaborazione è molto molto interessante, questa rielaborazione mi è piaciuta molto. Allora, io andrei su la chat, che intanto si popola, ci dice Elena, brano top, l'avevo già sentito, adoro lo stile grafico e l'ironia, siete i nuovi Monty Python dello spazio, ecco, questo penso sia un bel complimento. Grazie. Marco, ottimo, ottimo complimento. Marco Castellucci. Le mandiamo un CD. Dai, vai Elena, prenotato il CD, poi scrivi a Tony su Facebook. Anzi no, quello, lo smistatore di CD credo che sia Roberto, giusto? Sì, sì. Lo smistatore di CD è Roberto Pascucci, devi scrivere a lui. Anche i nostri fotografi falsi. Ecco, io ho anche conservato gelosamente il bigliettino che mi avete fatto, vedi?
Ale, sì, sì, ho provveduto io stesso. Ah, scusa, volevo dire questo. Dimmi, adesso c'entra poco. Volevo ricordare che i video sono stati fatti anche con l'ausilio del nostro amico videomaker Luca Ionni. Ecco, bravo. Quello di Spazio 1999 invece di Stefano Romani. Giusto. Vi volevo ricordare questi amici che sono. Certo, no, no, infatti te l'avrei chiesto. E non... che sono così pazienti nel. Nel, così, nell'ottemperare ai nostri deliri, come, certo. Come, no, come no, no, Elena. Il progetto grafico è, balza subito all'occhio sia nei video sia nel disco, quindi te l'avrei chiesto io, era che semplicemente che sia, sembrava che stessimo parlando un po' troppo di grafica, no? Piccola, come dire. No, ma giustamente così allora no, no. Però a mio parere il bello di Bass Community, cioè di fare divulgazione, è che non si fa cultura per bassisti, ma si fa cultura, musica, che poi parte dal basso. Infatti il motto di Bass Community è la musica dal basso, cioè dal basso si parla di tutto, quindi è interessante parlare di grafica, parlare di social, parlare di progetti, perché ormai la comunicazione è a 360 gradi, quindi la musica ne è una parte fondamentale, emotiva, emozionale, però poi si va oltre, no? E devo dire che il progetto Bastronauts dimostra che quando si curano tutti gli aspetti della comunicazione il messaggio passa, no? Cioè, se questo disco non avesse avuto questa grafica probabilmente non sarebbe stato così cool, sebbene la musica lo è assolutamente, no? Cool con due O, intendi, con, no? Con due O, no, con la U. Allora, andiamo a Marco Castellucci che dice: ho ascoltato questo album tutto d'un fiato ed è molto piacevole, i brani si susseguono l'uno dietro l'altro in modo piacevole, davvero un bell'album dalle sonorità molto spaziali. Beh, direi salutiamo che ci sta. Marco. Benissimo. Poi c'è già una domanda più da nerd del basso, sempre di Flavio: quali bassi avete usato nei brani? Allora io colgo l'occasione di questa domanda anche per capire come avete incastrato questi bassi, chi si è occupato di cosa, c'è qualcuno che prevalentemente si è occupato di groove, qualcuno prevalentemente di melodia, sicuramente magari le plettrate che si sentono magari sono di toniche, maestro nella tecnica, oppure vi siete mischiati più che coprire ognuno un ruolo ben preciso? Siamo molto mischiati, anche se ognuno di noi ha delle peculiarità molto ben distinte, nel senso Roby ha fatto parecchie melodie, così come ne abbiamo fatte alcune anche io e Giuseppe. Per questo concerto degli accompagnamenti, io e Giuseppe ci siamo molto molto divisi le parti in base al gusto e a quello che uno voleva effettivamente suonare sul brano. Diciamo che molti possono pensare che in realtà abbiamo ragionato in maniera molto logica, ma in realtà siamo andati a gusto, cioè della serie questo voglio suonarlo io, questo vorrei farlo io. È così andata, non stiamo a guardare molto quello. Chiaro, sappiamo benissimo tutti che solista sia Roberto, quindi ovvio che se c'è da fare delle cose solistiche di un certo livello, magari io e Giuseppe lasciamo carta bianca a lui, ma diciamo che siamo molto intercambiabili anche da questo punto di vista. Però in questo disco ognuno di noi ha voluto mettere il meglio di sé, quindi non abbiamo, tra virgolette, strafatto, ma ognuno ha reso al meglio quello che pensa di saper far meglio, ma perfetto. Siamo molto molto io che Roberto era un po' il chitarrista fra virgolette in senso buono, il solista, l'ho capito dai vari sei corde che esibisce sui suoi profili social. Sì, io sono un appassionato di multicorde, quindi sono i sei e i sette corde, a posto, quindi il proprio basso a cinque e il piccolo bass, quindi e invece quindi tu hai fatto strane. Ecco, tu ti sei occupato di melodie, anche un po' di voicing, di cording. Melodie, diciamo. Voicing, soli, sì, ho suonato il quattro corde, soltanto ho fatto slap su un brano, quello, i titoli. Cioè, una cosa incredibile, no, voglio questo ci fa sempre ridere, perché devi sapere che i titoli li abbiamo cambiati quelle 48 volte, quindi al momento io non mi ricordo più i titoli. Cioè, se sento il brano, ecco, perché i brani che tu leggi sulla tracklist hanno cambiato titolo almeno 3-4 volte. Come minimo. Quindi se tu mi dici come si intitola quella che fa, io te la suono, però. Infatti, non vedremo mai nulla della SIAE per questo motivo. No, poi sarà bellissimo dal vivo. Dal vivo io mi chiederò, canticchiamela, quella che fa una cosa è orribile. Sarà. Vabbè, ma questo un po' tutti noi siamo così, dai, alla fine. Sì, sì, sì.
al bello della diretta. Va bene. Allora, invece, quindi Tony e Giuseppe più groove, che avete fatto di bello? Melodia. Io ho riesumato il mio Phase 90. Parliamo dei bassi che avete usato. Vai, Tony, che bassi hai usato su questo disco? Io ho usato principalmente due bassi, degli Agstrom e i miei Steinberger. Ah. Perché hanno due sonorità completamente diverse. Gli Agstrom suonano molto, diciamo, legnosi, gli Steinberger suonano più moderni, più hi-fi in quel senso. Per cui a seconda delle parti che dovevo fare ho deciso quale usare dei due. Ottimo, ottimo. Giuseppe, che bassi hai usato? Ma il ragionamento che ho fatto io è stato un po' quello che ti dicevo all'inizio, cioè evitare di sovrapporre le stesse frequenze. Per cui ho utilizzato due bassi che si usano poco, cioè uno è un Fender 6, che è una sorta di chitarra baritono. Sì, sì. Bella, usato. Bello, bello. E un altro è stato un Fender Mustang, che è un basso a scala corta, anche lui con un suono molto brillante che esce molto. Poi chiaramente ho usato anche il Precision, ho usato anche un 5 corde di Groovemaster. Però di base, ecco, mi piaceva l'idea di trovare un suono, una parte sul basso, ma con un suono che non fosse esattamente lo stesso degli altri due bassi. Cioè trovare proprio la frequenza che mancava, più chitarristica forse, più mediosa e meno bassa, se vogliamo semplificare. Ottimo. E invece chi si è occupato proprio del basso? Cioè chi ha fatto il bassista? A turno oppure qualcuno in particolare? Se posso dare una risposta io, tutti e tre e nessuno. Adesso detto così può far ridere. Però effettivamente può anche darsi che mancasse il ruolo di bassista in certi pezzi. Vero. Abbiamo cercato di arrangiare i pezzi in maniera creativa, ma anche in maniera cercando quello che mancava al pezzo. Poi alla fine magari di basso ce n'è fin troppo e magari i pezzi che preferisco io sono quelli in cui i tre bassi suonano simultaneamente, cioè sono proprio partiture per tre bassi contemporanei, perché altri pezzi invece sono un po' più dilazionati, chi fa l'assolo, chi fa magari l'effettistica, chi suona prima, chi suona dopo. Invece secondo me le cose migliori escono, e anche più interessanti dal punto di vista didattico, sono quelle proprio dove i tre bassi fanno tre parti che comunicano, che si incastrano, certo, che dialogano, esatto. Perfetto. Roberto, che bassi hai usato? Io primariamente ho usato un Pasini, un 7 corde con il Falto, che è il mio basso principale. Poi sono un 6 corde fretless, di Luteria. Poi ho usato un piccolo bass di Groovemaster, ho usato anch'io in un brano il Bass X. E poi ho usato il Fender Jazz, il contrabbasso in un brano addirittura. Dai. E ho utilizzato anche il Fender Precision, ho usato. Quindi ho usato abbastanza di tutto, di più. Sì, più tutti noi, un sacco di effettistica, perché ci piace. Chiaro. Ci piace, chiaro, quello. Infatti è molto, molto spesso si fatica a capire dove finisce il basso e inizia il resto, no? Questo sarebbe da dirlo a quelli che dicono: ah, il basso fa boom boom. Il basso ha una palette di colori infinita, cioè davvero. Beh, basta solo saperla tirar fuori, insomma. Beh, allora, visto che abbiamo parlato di effettistica, c'è da dire, sì, che questo gruppo nasce anche grazie a un personaggio che ha fatto un po' da catalizzatore, nel senso che Maurizio Beltrami di Fattoria Mendoza ha messo un po' in contatto prima me e Roberto, poi me, Tony e Roberto, insomma, dietro Bestronaut si può dire che ci sia lui anche, oltretutto. E lui fa effetti, lui costruisce pedali, lui è un'anima creativa che veniva dagli studi degli anni 70, delle cose pazze che piacciono a noi, che piacevano. Bello. A noi. Per cui il fatto che Maurizio abbia organizzato un seminario una volta da Bassline, sì, con me e Roberto insieme, ci ha aperto questo canale, questa conoscenza. Con Tony abbiamo fatto altre cose. Per cui c'è una persona che alla fine ci ha messo lo zampino. E se si tratta di effettistica, che ne abbiamo usata tanta nel disco, cioè un motivo ci sarà alla fine. Perfetto. Lo salutiamo, che era in chat pure, prima intervenuto.
diversi pedali di Maurizio sul disco, ora non li abbiamo tra distorsori, tutti compressori, abbiamo usato parecchia. Sentite, ma mi pare di capire che voi siete tutti del partito dell'analogico, quindi o siete anche un po' digital? No, entrambi. L'importante è che ti diano quello che tu stai cercando. Chiaramente noi siamo cresciuti con l'analogico, quindi le sonorità sul basso nella nostra testa, io parlo per me, sono principalmente analogiche. Sì, per me è così. Negli ultimi anni il digitale ha fatto dei passi incredibili. Ci sono degli effetti digitali che fai veramente, cioè non riesci a distinguere. Ma lo utilizzate voi il digitale? Cioè siete lo utilizzate il digitale? Siete... Sì, certo. Beh, considera che ci sono dei delay della Boss che sono digitali dagli anni. Sì, a prescindere, mi sono espresso male, intendo più il discorso tipo Stomp, gli Only One, i multi effetto digitali di ultima generazione, quelli di qualità. Io no, neanche, no, io per ora no, però non escludo. Per ora ancora no, neanche io. Ok, sì. Siamo tutti dello stesso partito allora qua. No, io multistop l'ho utilizzato per un periodo perché era comodo quando viaggiavi anche in aereo, che avevi possibilità di portare pochi bagagli. Allora magari in quel caso avere tutto in uno è molto comodo. Però la penso come Tony e penso anche che l'intervento più interessante l'abbia fatto proprio Fabri Squagliotti quando gli abbiamo chiesto durante un altro podcast cosa ne pensava ed eravamo tutti convinti che avrebbe detto analogico tutta la vita, invece lui è uno per il digitale, è assurdo questa cosa. Ti immaginavi che sì perché viene lui, da... lui che ha vissuto l'analogico, lui dice basta che suoni bene e in realtà sono d'accordo. È saggio anche questa posizione, io sono d'accordo, infatti io non la metto tanto sul suono quanto il fatto che a me personalmente adesso piace ancora l'immediatezza del pedale, no? Cioè il fatto che se tu, per esempio l'altro giorno avevo un allievo che aveva portato un multi effetto, stavamo là, per me è una cosa banalissima, cioè, ma un blend dove sta qua? Cioè se io voglio diminuire il colore del pedale e lasciare il basso, è per trovare sto blend, capito? Allievo mi sembra una follia perché per la prima cosa dovrebbe essere proprio quello, cioè quanto voglio caricare sto suono e quanto lo voglio lasciare pulito, no? Cosa che sui pedali analogici hai quasi sempre, cioè hai sempre il blend subito su un pomello, quindi a me personalmente piace proprio ancora un po' l'immediatezza del pedale analogico, che tu stai in serata, ah no è troppo carico, scarico, tac, e sai già dove mettere le mani. Nel pedale devi sempre un po' cercare, sì, nel multi effetto di spippolare, cioè il concetto di prepararsi a casa il suono che non mi piace tanto, perché il suono poi deve rispondere in un ambiente, a casa te lo puoi preparare quanto vuoi, ma poi quando vai a suonare dal vivo, certo, tutt'altra storia, chiaramente in fase di produzione, no? A casa, guarda, quindi dove assolutamente i plug-in, anch'io ne faccio ampio uso. Io ho capito una cosa, che un pedale se lo accendi e suona bene, è lui. Se, certo, devi toccare troppo, se devi che, allora diventa complicato. Il pedale, certo, deve essere buono, cioè, come si dice, plug and play. Certo, certo, assolutamente. Ecco, qua leggo un intervento che ha fatto proprio Fattoria Mendoza. Io amo le anime e il basso a grandi anime, come non essere d'accordo? Dopodiché il pedale offre la semplificazione e una cura aspetta che non leggo, vediamo un po' com'è qua, mi è coperto da puricino, del suono soggettiva, assolutamente, siamo d'accordo, assolutamente. Benissimo, allora a questo punto io ascolterei l'ultimo dei tre contributi, che è molto interessante perché abbiamo una citazione di una serie storica, no? Che se non mi sbaglio mi avete detto che è qualcosa che vi ha unito ancora prima del basso, cioè una passione che vi accomuna come il basso. Sì. Ok? Quindi andiamoci a sentire Spazio 1999, via!
Ed eccoci qua. Allora, leggiamo un trafiletto riguardo a questo brano, a questo video. Un omaggio a Spazio 1999, iconica serie televisiva degli anni 70, con una cover rivisitata in chiave House New Disco in collaborazione con DJ Thor. Il brano è arrivato alla posizione numero 37 della sezione New Disco della classifica mondiale Top 100 Billboard. Cioè, notevole risultato, ragazzi. I miei complimenti e vi meritate pure un applauso per questo risultato. Allora... Beh, un risultatone. Allora, partiamo dal basso. La passione per questa serie. Chi è il più appassionato di Spazio 1999 fra i quattro? Che ha contagiato gli altri? Tutti, guarda, veramente. Tutti. Secondo me è Roberto. Concordo con Giuseppe. Roberto. Ma sì, io quando ero ragazzino non ne perdevo uno. Ero affascinato da queste cose che, viste adesso, sono così, sono alquanto ingenue, no? Perché naif. Sembra... dei plasticoni inquietanti, sì, sì. Però per l'epoca erano, cioè fine anni 70, erano avanguardia pura e per di più la musica era incredibile, mi ha sempre affascinato e quindi mi è sembrato giusto proporre, dice, ma perché non facciamo una cover di questo, visto che piace a tutti, il pezzo è incredibile. Dico, ancora nessuno ci ha provato a farla in questa versione un po' così, proviamo a farla noi, vediamo che succede. Va detto bene, con questa cover arrivare al numero 37, sì, di una classifica, sì, importante come Billboard. Noi ci siamo rimasti basiti, perché non mai più ci aspettavamo una cosa del genere. Ci è arrivata questa comunicazione e quindi siamo stati molto felici, però era del tutto inaspettata, ecco, certo. Noi, dal basso si vola alto, insomma, sembra scontato, ma... dal basso si può volare anche alto. Molto alto, insomma. Invece senza pretendere nulla, no? Quindi certo, è stata più bella questa cosa. Bene, senti, mi chiede Flavio sempre, le batterie sono elettroniche oppure dietro c'è un batterista? Tutto elettronico. No, dietro c'è un batterista. Ed è DJ Thor, perché ecco. Io lo dico sempre... Il batterista digitale. Ormai l'ho definito la macchina ritmica dei Bestronauts, DJ Thor, perché alle volte partiamo dal suo groove e noi ci suoniamo sopra. Quindi a volte ci manda solo delle batterie, solo delle percussioni. Il resto lo facciamo noi, per cui sì, c'è un batterista che non è un batterista, ma forse è proprio questo il bello. Quindi oggi DJ vengono visti molto spesso dai musicisti come una sorta di tabù, no? Se così possiamo dirlo, ma in realtà è molto sbagliato questo fatto, perché in realtà i DJ sono persone che innanzitutto amano moltissimo la musica, certo, e la conoscono bene, e avere un DJ che si occupa di farti dei beat sicuramente apre delle prospettive molto interessanti, e noi ne abbiamo fatto uso sul disco. Okay. Sono tutte batterie che partono da dei beat di Thor, che poi abbiamo sviluppato con lui, ma comunque molto ben chiari, come diceva Giuseppe. Sì, sì, Thor, sì, ha fatto il DJ batterista. Esatto. Quindi praticamente si può dire che la maggior parte dei brani sono partiti da dei beat di DJ Thor. Non necessariamente. A volte sono partiti dalle delle linee melodiche su dei metronomi o su dei beat fatti da noi in maniera molto spartana, però poi si sono evoluti grazie ai beat di Thor, questo sì. Ottimo. Certo, i beat hanno avuto, essendo il basso lo strumento primario in questo album, è normale che i beat hanno avuto molta influenza nell'evolversi. Ottimo. Del sound. E invece il processo proprio di composizione, no? Voi lo affrontate a partire dal basso oppure molto spesso a partire da computer, beat, tastiere? Io molto spesso, per quanto mi riguarda, se mi viene una melodia me la canticchio, la registro in qualunque modo possibile ovunque io mi trovi, in base a dove mi trovo, e poi cerco di riprodurla sul basso. Se sul basso suona bene, allora bene. Se non suona bene, ne parlo con Giuseppe e Roberto e dico, provate a vedere voi se riuscite a riprodurla sui vostri, che hanno più corde dei miei. Bene.
troviamo la soluzione. Nel mio caso, nel loro caso, loro partono già avvantaggiati. Con sette corde, te credo. Cioè, c'è un pianoforte, Roberto, sì, a disposizione. Io uso sette corde, oppure anche, siccome sono anche la chitarra, ecco. Uso la chitarra, oppure sette volte anche sul pianoforte o su qualche... con qualche pad, oppure dipende, insomma, dipende molto dal brano. Certe volte anch'io magari mi viene un pezzo di qualcosa e magari banalmente o me la scrivo al volo, o se magari sto di notte, certe volte mi sveglio in piena notte con una melodia, ma alzarmi e scrivere la melodia lo trovo aberrante. Qualche volta l'ho fatto, però non lo farò più. E allora mi metto a registrare grottescamente di notte senza svegliare nessuno, mi metto a dire sento la mattina, non capisco un tubo, no? Quindi devo rifarla. Vabbè, ma questo è un processo anche dei tanti grandi facevano questo, no? Tipicamente che uno la notte fra il dormiveglia gli vengono le migliori idee. Spesso mi viene, infatti le mie compagne ogni tanto sembra che si svegliano sferatu. Grande. Quindi diciamo che è un approccio abbastanza composito il mio. Certo, va bene. Allora, io leggo qualcos'altro dal foglio qui dove abbiamo le notizie. Il resto, ecco, tra gli inediti spicca Play the Bass con la voce di Neri Marco Re, e quel brano dove ci sono le citazioni sui bassisti verso la fine, vero? C'è un brano molto bello dove praticamente... tutta una serie di aneddoti che riguardano il basso, citando anche gli autori di questi aneddoti, molto interessante. Famoso attore italiano e che scandisce frasi affascinanti legate al magico mondo dello strumento del basso su un groove incalzante. Poi si conclude qua: il resto è da vivere in immersione come un film, con una colonna sonora speciale curata nei minimi dettagli dai tre bassisti, con la preziosa collaborazione del tastierista e sound engineer Andrea Messieri, con l'obiettivo comune di voler esplorare il grande universo della musica. Bastronaut, Space 1999, feat. DJ Thor, primo singolo estratto dall'album Beware Bastronauts, eccetera, eccetera, e poi tutto il resto. Benissimo, allora, penso che abbiamo detto... Roberto è sparito, adesso magari tornerà. Penso che abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, che c'era da dire, grosso modo. Resta da dire se vogliono acquistare il disco, come possono fare. Tony? Allora, è Giuseppe quello che segue tutti questi dettagli. Giuseppe, vai. Beh, allora, visto che molti ce lo stanno chiedendo, come ci piace dire spesso con Tony, facendo anche una citazione che è diventata virale. No, scherzi a parte, il disco è disponibile sul sito di Plaza Major, che è l'etichetta che lo ha prodotto, però per i più magari timidi o anche più pigri, come a volte lo siamo anche noi, si può trovare su Spotify per un ascolto diretto, immediato. A me piace fare così, quando un disco lo sento su Spotify e mi piace, poi lo compro per avere la copia fisica. Quando andremo a fare degli eventi, fra cui, se non sbaglio, ce n'è già uno programmato da Baseline, dove sì, faremo venerdì 17. Ecco, per gli amici di Milano, venerdì 17 maggio saremo a Baseline, che è un po' quasi un luogo di culto per gli amanti per i bassisti delle quattro corde. Lì presenteremo il disco e presenteremo anche l'equipment che abbiamo, gli strumenti che abbiamo usato per fare questo disco, e saranno disponibili delle copie dell'album, per cui chi lo vorrà lo potrà trovare lì, oppure su Amazon UK, UK. Non Amazon italiano, ecco, ma bisogna andare proprio su Amazon UK e lì è disponibile sul sito di Plaza Major oppure su tutti i digital store. Come siete international, no? Come diceva prima Tony, che lui sta a Las Vegas, trasmette da Las Vegas. No, dove era? Los Angeles? La villa di Los Angeles. Siete proprio international, Amazon UK. È inglese, per cui ecco. È su Amazon UK. Ok. E allora, quindi, poi tra l'altro, se vogliono possono seguire il profilo Bastronauts su Instagram, su Facebook, e possono scrivervi tranquillamente. Nel frattempo, allora, su Instagram, su Facebook, sì. E da poco siamo approdati su TikTok con grandi soddisfazioni.
Certo. Su suggerimento di Thor, fra l'altro, perché noi tre eravamo da un lato scettici, dall'altro poco propensi, perché dici TikTok è una roba da giovani. Vorresti. Invece lui dice, guardate che un progetto come il vostro andrebbe forte su TikTok. Infatti abbiamo caricato il video di... Abbiamo caricato il video di On the Road Again, ha fatto 500. Ma sicuro, sicuro, perché è un genere che piace ai ragazzi questo. Sì, assolutamente. TikTok assolutamente non va sottovalutato, perché poi tra l'altro TikTok oggi non è TikTok delle origini, dove effettivamente i contenuti erano molto frivoli. Ormai c'è di tutto, la musica tira tantissimo, quindi assolutamente vi hanno dato un ottimo consiglio. Allora, io sto aspettando di vedere se riusciamo a far rientrare Roberto, che nel frattempo... c'ha qualche difficoltà di connessione. Nel frattempo eccolo qua, tornato con il cellulare. Un aneddoto che di solito racconto. Vai. Perché Tony resta umile, ma bisogna dire che dietro Bastronauts e le canzoni di Bastronauts c'erano delle idee nel cassetto di Tony Corizia, cioè c'erano dei pezzi che lui ci ha fatto sentire, è vero, li abbiamo arrangiati insieme, ci abbiamo messo idee, però diciamo che in questo primo disco è nato tutto un po' da lì. Sì. Quindi mi faceva piacere dirlo, perché alle volte sembra che le cose nascano un po' da sole, vengano fuori un po' per magia, invece effettivamente c'era qualcuno che questi pezzi li aveva pensati in un passato anche abbastanza remoto. Ottimo, va bene. Allora fatemi un attimo sistemare Roberto. Ok, ci dovremmo essere, vediamo un attimino. Vediamo se riusciamo a rimetterlo. Non è una buona connessione lì in Australia. Aspettate. Allora, eccolo qua, tornato fra noi. Probabilmente WhatsApp. Vabbè, non sì, c'è problema. Qua ogni tanto qualcuno mi sparisce. Allora, ecco, adesso ci siamo tutti, così possiamo avviarci verso la conclusione. Allora, io chiedo alla chat se vogliono fare qualche domanda in conclusione. Comunque sono stati già molto, come dire, carini a fare domande, interventi, eccetera, eccetera. Marco Castellucci, Flavio, Elena, Fattoria Mendoza, eccetera, eccetera. Quindi se volete, prima di congedare i nostri baldi Bastronauts, fare un'ulteriore domanda, abbiamo già detto dove potete trovare il disco, i profili social, quindi basta che cercate Bastronauts sui principali social, li trovate. Se volete informazioni scrivetevi tranquillamente un DM su Instagram, insomma sono a disposizione. E chiedo anche a voi ragazzi, in conclusione vogliamo dire qualcos'altro? Mi pare che abbiamo detto un po' tutto, abbiamo avuto un assaggio del disco, quindi chi è interessato poi tra l'altro trova tutto su Spotify, ma anche su YouTube, molto più velocemente. Io ringrazio tutti i nostri sponsor, magari. Ah, ecco, sì. A questo tipo di hobby che si è appena collegato. Che sono non pochi, vai Roberto. Grazie a Dio. Sì, beh, io ringrazio tutti, Matt Base, la persona di Basto di Vestiris, Riccardo Damiani, Fattoria Mendoza, Maurizio Beltrami, Sansone per le corde, Francesco Pellerino per i pick-up e l'elettronica, Magrabò per le cinte bellissime che fa con perizia straordinaria. Adagio, vedo pure. Adagio. Pasini Woodentronics Basis, così come Groovemaster. Luca Orati, vi aiuto pure io che qua vedo Orati, di tutto di più. Agate Pic, che conosco anch'io. Marco Castellucci, MC Sound Lab, che sta provvedendo a un nuovo bellissimo effetto anche lui. Per noi. Appena sarà pronto, sarà sicuramente, diciamo così, oggetto di attenzione da parte di molti bassisti. Presumiamo e speriamo. E chi aiutatemi, ho scordato quello perché vado a braccio, non sto leggendo. Groove Master l'abbiamo detto, Lab Audio Technology, Pasini l'abbiamo detto, Hangstrom, Prodype, Honor Audio Design, Orati l'abbiamo detto, Agate Pix, Magrabò, questi l'abbiamo detti, quindi mi pare che ci sono tutti. Sì. Esatto. Allora chiede Elena anche il nostro
il nostro produttore Jacques Dejean e anche il nostro editore Alberto Zeppieri, editore, nonché DJ Torre e Andrea Messieri, che sono parte integrante della compagine De Matti che sta, che sta